Il Gravina è un asso pigliatutto e con ogni probabilità farà un solo boccone dell'Hellas Taranto nella finalissima regionale di Coppa Italia d'Eccellenza che si giocherà in gara unica e su campo neutro giovedì 28 gennaio. Il team allenato da Gennaro Di Maio, favorito naturale per la promozione in Serie D, ha espugnato il Gustavo Ventura nel match di ritorno della semifinale con l'Unione Calcio Bisceglie, bissando il 2-1 dell'andata, infliggendo il terzo dispiacere in altrettanti confronti diretti stagionali al collettivo guidato da Mimmo Di Corato. Gli azzurri hanno chiuso l'avventura nella competizione tricolore e potranno adesso concentrare tutte le energie sul campionato di eccellenza, di cui sono peraltro già protagonisti di rilievo. Pochi gli spunti di cronaca di un match condizionato dalla pioggia, caduta a intermittenza giovedì sera, che ha reso pesantissima la superficie di gioco dell'impianto bicegliese. Il Gravina, consapevole di poter contare su due risultati utili, non ha certo alzato i ritmi. Svalione azzurro al 12esimo, la palla scivolosissima è sfuggita in uscita a Lullo e Scaringella, quasi sorpreso, ha provato ad approfittarne, ma la sua conclusione è stata respinta in angolo da un difensore dell'Unione. Sugli sviluppi del susseguente tiro dalla bandierina, Diego Albano ha insaccato di testa ma in posizione di offside. Ben oltre la mezz'ora la prima chance per i padroni di casa, pasticcio gravinese e chiusura di Chiara Dia su Pasculli lanciato a rete. In una gara tutt'altro che spettacolare, la fortuna ha baciato i viaggianti che nel recupero della prima frazione hanno trovato il gol decisivo. Lancio verso Scaringella, scivolone di La Rosa e strada spianata per il centravanti gialloblu che ha trafitto l'incolpevole Lullo. Ripresa. L'Unione ha cercato il pari soprattutto su calci da fermo. 52esimo, colpo di testa di La Rosa respinto distinto da Cilumbriello. Gravina insidioso in contropiede al 69esimo, deviazione di Sisalli e pallone sul palo col portiere azzurro fuori causa. 79esimo, incornata di Ferrante su punizione di Diontino e palla alzata oltre la traversa dall'estrema ospite. Forcing del team del presidente Enzo Pedone vanificato da un ottimo Cilumbriello. Gran colpo di Regni all'81esimo sull'ennesima inzuccata di La Rosa e dalla traversa che sul corner successivo ha respinto un altro tentativo di Anglani. In chiusura, clamorosa chance sprecata dal match winner Scaringella che dopo aver saltato Lullo ha sparato alto a porta sguarnita.